Assessore Manzato, un'iniziativa per combattere la contraffazione, di cosa si tratta? Si tratta di uno spettrometro a raggi X che è in grado di in 30 secondi di rilevare sui prodotti di qualsiasi tipo la presenza di metalli pesanti come il cadmio, come il piombo, che sono nocivi alla salute. È uno strumento che è importante, che è in mano alle forze dell'ordine o attraverso la Camera di Commercio. E quali materiali e metalli riesce a rilevare? Ovviamente tutti i metalli pesanti, anche non, però sono i metalli che sono nocivi alla salute, penso al cadmio, al piombo, che per la salute umana è molto pesante, molto nocivo, e quindi sono tutti quei metalli che in qualche modo mettono a rischio la salute dei cittadini. I materiali e gli oggetti che potranno essere analizzati? Ma sono tutto quello che è legato ai giocattoli, per esempio, che vanno soprattutto in un periodo natalizio vanno in contatto con i bambini, ma anche i cosmetici, ma anche le borse, tutto ciò che in qualche modo pellame, tutto ciò che viene venduto e può essere sottoposto a contraffazione. Un progetto che parte come progetto pilota nella Camera di Commercio di Venezia, e che prospettive avrà? Ma le prospettive sono quelle innanzitutto di analizzare poi i risultati, che siamo sicuri saranno soddisfacenti, perché abbiamo già provato, abbiamo già testato la macchina e il funzionamento dello spettrometro, ma poi può essere allargato alle forze dell'ordine su loro richiesta, se pensano possa essere utile, e quindi poi anche distribuito anche a altri soggetti.